Inizia con il piede giusto il nuovo anno per il notaresco, che impiega un po' per ingranare, ma poi dilaga 4-0 contro l'Aurora Alto Casertano. Epifani riparte dal 4-3-3 con Esposito, Maio e Valenti in avanti, modulo sposato anche dai campani, fanalino di coda della classifica con nessuna vittoria all'attivo. È un primo tempo che il notaresco conduce nel possesso e nelle intenzioni, senza però riuscire a tradurre la manovra in maniera direttamente proporzionale alle occasioni. Al secondo minuto Esposito ci prova subito con un diagonale su cui Kuzmanovic si allunga a bloccare. L'episodio a favore dei padroni di casa arriva però dopo qualche minuto. Pesce si inserisce in area e viene atterrato da Monteleone. Sul calcio di rigore che assegna di conseguenza il direttore di gara non appaiono esserci grossi dubbi. È Valenti a posizionare il pallone sul dischetto ed infilare Kuzmanovic per il vantaggio rossoblu. Scontato che l'Aurora porti sul campo le difficoltà evidenti di classifica, eppure al 12esimo su azione insistita, Rivamare riesce ad andare al tiro da posizione abbastanza defilata, con pallone che termina di poco alto sulla traversa. Il notaresco conduce, fa possesso e dal 21esimo Maio si ritrova addosso un pallone che deve solo spingere in porta. L'attaccante invece a tu per tu con il portiere avversario sbatte proprio su Kuzmanovic. Si gioca a ritmi bassi, come era facilmente immaginabile alla ripresa delle ostilità, e con un notaresco che continua a non trovare gli spazi giusti. L'estremo ospite, al 41esimo, tocca quanto basta il pallone a Blando per evitare che il centrocampista possa tentare la battuta a rete. La ripresa inizia ancora con Blando, che, servito da Frederick, non sfrutta di testa una buona occasione tutto solo in piena area. Il notaresco alza i ritmi per arrivare sul doppio vantaggio e all'ottavo è Esposito a provarci in caduta trovando Kuzmanovic. Eppure l'Alto Casertano fa passare un brivido ai rossoblù quando ancora arriva Mar, per poco non arriva al 18esimo a raccogliere un cross dalla destra tutto solo in piena area. Passano però pochi secondi ed il notaresco finalmente concretizza. Esposito mette in mezzo, Maio in tuffo chiama la parata Kuzmanovic, ma nulla può l'estremo ospite per evitare che sulla ribattuta Pesce depositi il pallone in rete. Bruno lascia il campo per un problema muscolare al 23esimo, lasciando spazio a Diarra, e contestualmente è Dorato al prendere il posto di Maio tra i padroni di casa. La contesa si chiude al 31esimo. Valente riceve un pallone sul filo del fuorigioco. Prova a piazzarla alle spalle di Kuzmanovic, trovando però il palo. È Dorato a raccogliere e depositare in rete il 3-0 del notaresco. Ad avere gloria c'è anche Scimia. Entrato da pochi istanti al posto di Pesce, dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Esposito, prende la mira con il mancino e deposita sotto l'incrocio una staffilata su cui Kuzmanovic non può nulla. 3 punti per riprendere bene la marcia per il notaresco, che mercoledì sarà a Castelfidardo per giocare il recupero. Mister, avete impiegato un po' ad ingranare, in questo sicuramente anche la lunga inattività e i casi di Covid avranno sicuramente influito, poi è arrivata una vittoria meritata. Sì, è stata precisa. Veniamo da un mese di inattività, abbiamo giocato un mese, ma anche giovedì abbiamo fatto un amichevole, eravamo un pochettino arrugginiti tra virgolette, poi abbiamo avuto i casi, piano piano stiamo riprendendo i giocatori uno alla volta, però abbiamo anche caricato e quindi per fare un grande giro di ritorno, quindi oggi eravamo un mix tra la ruggine di che non si giocava da un mese, le vacanze di Natale dove abbiamo lavorato tanto perché nel mese precedente alla fine di prima di Natale non abbiamo potuto più lavorare e quindi abbiamo dovuto mettere benzina, oggi abbiamo fatto piano piano siamo cresciuti durante la partita, sono contento perché ripartire con una vittoria è sempre importante. Adesso quando recuperiamo tutti abbiamo delle valide alternative, quindi anche durante la partita possiamo anche cambiare quello che non abbiamo potuto fare nell'ultimo mese di campionato. Sono contento, ma la cosa più importante che ho detto ai ragazzi adesso era di lavorare, di rimettere benzina e pensare partita dopo partita, perché dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, cercare di fare i più punti possibile e poi alla fine vedremo quello che succede. Fare il meglio possibile, che ha detto lei prima, a cosa equivale per il notaresco? Il meglio possibile, oggi abbiamo vinto, abbiamo fatto 3 punti, mercoledì dobbiamo portare a casa dei punti, questo sotto l'aspetto dei punti. Logico che poi c'è da fare la prestazione, bisogna stare bene fisicamente, bisogna starci con la testa ed avere una grande fame
ed umiltà di fare più punti possibili, sperando che le altre fanno meno punti di noi, perché questa è anche la verità, no? Perché siamo dietro, quando si sta dietro si spera sempre che le altre fanno meno punti di te. Oggi abbiamo vinto, siamo contenti, ci prepariamo alla partita di mercoledì e poi penseremo a quella di domenica. Mister, nonostante le difficoltà in campo e in classifica, in qualche occasione comunque ci avete provato. Sì, sicuramente siamo venuti qui per fare la partita, per provarci quantomeno. Ovviamente Notaresco sapevamo che era una squadra forte, ben attrezzata in tutti i reparti, e quindi il risultato poi alla fine la dice giusta. Sentite una squadra dal destino segnato, paradossalmente, guardando la graduatoria? Diciamo che la matematica non ci ha condannato sicuramente, e noi, io personalmente non mi sento condannato e mi sento che si può lottare fino alla fine. Abbiamo ancora 17 partite avanti in questo momento.